amici di GD Ferro Team, oggi siamo qui in Villa Cazzane per la prima tappa del concorso nazionale di Tu Modella per un Giorno Miss Aurora. Quest'oggi vedremo le nostre ragazze che sfileranno e tra queste ne passeranno solamente 5, in più una fascia extra che è per Miss TikTok, quella che è stata più votata sul canale TikTok di Tu Modella per un Giorno. Queste ragazze, oltre a vincere la finale, vinceranno anche un premio in più, cioè saranno le protagoniste, le modelle protagoniste a un evento della Mostra del Cinema di Venezia presso la terrazza Blue Moon. L'evento si chiama Chuck si gira, quindi se volete vedere anche le nostre modelle quando saranno partecipi a questo evento, seguiteci per ulteriori aggiornamenti. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a Miss Aurora 2020. Facciamo un applauso, tanto nessuno sta mangiando. Grazie tutelare di Villa Cazzane Martin e tutto lo staff che ci permette di essere qui questa sera. Un grande applauso! È stupenda questa fila, no? Abbiamo delle terre nel nostro territorio che è giusto anche valorizzarle, quindi ringraziamo per questo. Tu Modella per un Giorno che ha creato questa collaborazione per far conoscere, come vi dicevo, le bellezze del nostro territorio, sia architettoniche che anche fisiche, perché a tutti gli effetti questo è un concorso di moda e di bellezza. Prima tappa, iniziamo da questa sera con la prima selezione di Miss Aurora, che ci vedrà poi ovviamente protagoniste nei prossimi mesi fino a dicembre. Pensate che le finaliste saranno ospiti per i due giorni della finalissima di questo concorso proprio all'interno della Villa Cazzane Martin, in delle sale stupende. Abbiamo visto un po' anche in anteprima il nostro social network, ma le scopriremo meglio anche nelle prossime giornate, nei prossimi mesi. Comunque le finaliste avranno la possibilità appunto di vivere all'interno di questa bellissima villa per ben due giorni e saranno seguite dallo staff di Tu Modella per un Giorno, in particolare quello dedicato ai corsi di portamento, che sono un po' chiave all'occhiello di questo nostro bellissimo percorso nel mondo della moda, perché c'è chi si dedica anche alla preparazione di queste ragazze, perché non è solo la bellezza, non c'è solo passione, c'è anche divertimento, tanto tanto impegno. Quindi saranno seguite dall'occhio critico di Carlotta Aldighieri per queste due giornate fantastiche che vivranno all'interno di Villa Cazzane Martino. Ma torniamo a noi, torniamo al vivo del concorso, perché qui vedo già una bellissima giuria. Grazie. Prego, per il bellissimo, ma soprattutto professionisti del settore, ognuno insomma nella propria specialità, però abbiamo il piacere di vedere questa partenza per noi importante. Ringraziamo come sempre tutti gli sponsor che ci permettono di realizzare i concorsi di Tu Modella per un Giorno, in particolare quello di Miss Aurora, quindi ringraziamo Portomerina Mariano, Vodafone Marghera, Mitri Gioielli, Danieli, Gioielli Danieli, che questa sera mi ha omaggiato di questo bellissimo collega, è Marco, è in fondo forse Marco, vero? Sì, è in fondo, lo salutiamo nel privé, questa gioielleria stupenda di questo bellissimo territorio che realizza delle opere stupende come quelle che vedete al mio collo questa sera. Ringraziamo anche però di Io Abbigliamento, che poi vedremo sfilare in questa passerella, su questa passerella, Francesca Simone Abbigliamento, guardate che abito meraviglioso, Francesca Simone Abbigliamento, ce l'abbiamo nella nostra giuria, ma la potete trovare in via Tupor, per tutto dopo spiegheremo meglio dopo. Un applauso per l'abito, un applauso per Francesca. E ringraziamo anche l'immancabile staff di Arianna Pelazzolo parrucchieri, che è lì dietro, la vista prima, hanno curato la conciatura della nostra Miss, che tra poco vedremo. Ringraziamo anche Grafiche 3, Nuova Venezia, partner, media partner ufficiale adesso da quest'oggi, da questa serata per le tappe di Miss Aurora. Ringraziamo anche Venezia Moto, Motor Class Venezia, Antica Murano, che ha realizzato lo scettro meraviglioso, un'arte stupenda, quella del vetro di Murano, un'opera unica che verrà consegnata alla prima classificata, quindi alla vincitrice delle vincitrici Miss Aurora 2020, quindi dovremo aspettare a dicembre, ma lo vedremo questo scettro. Grazie anche ai ragazzi di Qualcuno Veneto che curano, dove sono?
Non li vedo, vabbè, dopo mi sfogo, eh. Sono tornati con noi ragazzi col convento che seguono appunto a livello media e per quanto riguarda video soprattutto, che racconteranno quindi le emozioni di questa serata e delle prossime serate. E chiudiamo con My Fashion Box. Buonasera Paolo e bentornato anche nella nostra giuria. Facciamo un applauso a tutti questi meravigliosi sponsor che ci permettono di andare in scena questa sera per le prossime serate. Ad accompagnare la nostra meravigliosa sfilata e questo meraviglioso concorso abbiamo anche il nostro DJ Andrew. Buonasera Andrew, più tardi ti interpelleremo in qualche occasione, ci sarà un momento anche per te, ma non ho ringraziato coloro che vi hanno intrattenuto fino ad ora, quindi farei un grandissimo applauso per Eastern Brothers Live Music. Bene, adesso sì, possiamo iniziare. Madre ciance, iniziamo con la prima Miss in concorso. We'll be right back.
uscite. E possiamo dire che per loro il concorso finisce, perché il lavoro, diciamo, duro, quello che gli ha reso un po' più tese, è finito. E tra la ventina di minuti ci vediamo all'esterno, se Dio vuole non dovrebbe piovere, speriamo. Ci vediamo fuori per le premiazioni. Ciao amici di Ferro Team, ora, dato che manca un po' alle premiazioni, andremo a conoscere un po' meglio le nostre ragazze, quindi gli faremo quelle domande, quelle un po' più piccantine che non gli sono state fatte, dato che non c'è stata la possibilità di fare le interviste giù mentre sfilavano. Partiamo subito con la numero uno. Bene, siamo qui con la prima, che ora ci dirà se è stata emozionata e soprattutto se era la sua prima esperienza. Sì, è stata la mia prima esperienza e ero molto emozionata, però mi sono divertita. E te la sei anche cavata molto molto bene, considerando noi che ti abbiamo sempre vista da dietro la giuria. È stato un vero piacere poterci intervistare ora. Speriamo che tu vinca una fascia, lo speriamo sempre con tutte. In bocca al lupo per la premiazione. Siamo qui con la seconda ragazza. Tutto a posto? Siamo serene? Sì. Aspetta, non mangiamo nessuno qui. Bene, tu invece come ti sei trovata in questa esperienza? È stata un'esperienza nuova e quindi se all'inizio ero un po' più timida e penso si vedesse. No, ma... però ti sei sciolta. Sì, dopo è andata meglio. Cosa spereresti da questo concorso? Poi è stata una nuova esperienza e quindi penso che ne prenderò qualcosa. La fascia non credo, però va bene. Però ci speriamo sempre noi con le fasce. Tu nella vita vorresti fare la modella, quindi continuare su questo percorso, oppure orientarti in qualcos'altro? Ma per ora non è nei miei pensieri, però mi sono buttata e quindi vedremo. Vedremo, vedremo, noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Bene, siamo qui con la terza. Te invece come ti sei trovata? Sono emozionata, anche se era la seconda volta che ho fatto questi concorsi qua, però mi sono divertita tanto. E tu invece, nella vita cosa fai? Io studio e voglio diventare architetto, però se mi piacerebbe fare la fotomodella. Beh, dai, le qualità le abbiamo, se siamo qui vuol dire che le qualità le abbiamo, ragazzi, le abbiamo, grazie mille per il tuo tempo e ci vediamo dopo la premiazione. E siamo qui con la quarta ragazza, te invece ti vedo con l'occhietto un po' ansioso, hai avuto ansietta? Tanto, era la mia prima volta. Ma sì, guarda, le prime volte sono sempre le più belle, si esprime un desiderio e si spera sempre che vada in meglio. La prima volta è sempre la migliore e da queste ci sicuro potrai crearne frutti per poter fare altri concorsi nei tuoi progetti, farne altri. Sì, sì. Quindi vuoi continuare un po' su questo? Sì, sì, mi piace molto. Allora ragazzi, direi che anche lei l'abbiamo conosciuta e ci vedremo anche con te alla premiazione. Bene, siamo qui anche con te. Come siamo? Lei già non parla, lei già mi guarda, è così che mi risponde. Non voglio parlare, non vi prego. No, una cosina me la dici, dai. Un ciao. Ciao. Bene, dai, ci stiamo smollando. All'ultima arriveremo che sarà liscia come l'olio. Dai, ti sei divertita qua? Mi sono molto divertita, è un'occasione anche per conoscere altre ragazze e per mettersi anche in gioco, insomma. Un sabato sera diverso. Sabato sera diverso, considerando che le discoteche che non le abbiamo più. Quindi ci divertiamo in altri modi, in altri modi. La partita simpatica, ammettilo, sono stata io. Certo. E viva la modestia! Bene, dai, ci vediamo dopo alla premiazione. Ciao. Bene, siamo qui anche con la sesta, scusate, anche io dopo un po', una certa ora sono vecchia, 19 anni, perdo anche i miei colpi. Tu invece sei tranquilla, stata serena, te la sei goduta, la tua parte preferita di questa sfilata? Non ce n'è una preferita, mi sono piaciute tutte. Sì. Quanto l'abito preferito fuori concorso? È quello che indossavo io. Sì, hai avuto una fortuna bestiale, io te lo giuro che ogni ragazza che intervisto con gli abiti fuori concorso mi dicono il mio era carino, però quello dell'altro era più bello. Abbiamo avuto fortuna con lei, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Sei un elemento più unico che raro, sappilo. Beh, grazie a te e ci vediamo dopo. In bocca al lupo. Bene, siamo qui anche con te. Ti sei divertita, ovviamente. Ti vedo abbronzatissima. Sei una ragazza che va sempre al mare, ma... Sì, sono tornata il 24 dalle vacanze. Che bello, ragazzi. Le ferie, ve lo giuro, sono la cosa più bella. E hai anche coronato questa fine vacanza con il concorso. Sì, sì, mi sono divertita molto. Sono emozionata e... Sì, sono felice di aver partecipato.
Bene, tu invece nella vita cosa fai? Studi, lavori? Sì, studio, sono al secondo anno di liceo linguistico. Giovanissima, io mi sento una nonna, ve lo giuro che io mi sento una nonna, la mia pensione dov'è? Vi prego, la mia pensione. Bene, dai, grazie. Allora, a dopo. Bene, siamo qua anche con te. Come stai? Ti senti emozionata? Hai tanta paura di me in questo momento? Te lo leggo negli occhi. Mi sono trovata bene con le altre compagne. Quindi diciamo che tu in questa esperienza hai molto molto sfruttato il fattore di poter legare con altre ragazze. Ti sei anche trovata molto bene. Vediamo da questo splendido sorriso. Sì, sì. Bene ragazzi, ricordatevi, i concorsi servono non solo a farci aumentare l'autostima, più fiducia in se stesse, ma soprattutto per conoscere amiche. Io ho amiche che erano di quando facevo i concorsi io, quindi nel neolitico parliamo, che ve lo posso assicurare, siamo tuttora stra amiche, quindi ti auguro di coltivare ancora queste amicizie. Hai intenzione di proseguire con questa carriera da ragazza dei concorsi o vorresti specializzarti nella moda? Vorrei proseguire con i concorsi, però l'altezza non me lo permette. Ma la fotomodella, guarda che serve piccola per entrare nella fotocamera, quindi vai a dopo. Come ti sei trovata? Ti è piaciuto? Hai fatto nuove amicizie? E soprattutto, voglio sapere qual è stata la tua sfilata preferita, se la tua con l'abito elegante, se col costume o se quella fuori concorso. Io è la prima volta che faccio questo tipo di cose, ma però mi è piaciuta molto, ho conosciuto nuove ragazze e la mia sfilata più bella è stata col vestito lungo. Beh, è la sfilata che piace di più a tutte. Comunque non l'avremmo mai detto che tu era la prima volta. È stata molto sfigliata, complimenti. Grazie a te. Ti ha accompagnata qualcuno stasera? I miei genitori e mia sorella. Accidenti, io che volevo lo scoop. Siamo impegnate oppure possiamo iscriverti al nostro Uomini e Donne G di Ferro Team per trovare il moroso modello? No, siamo impegnate. Siamo impegnate, accidenti, ho fatto un'altra gaffa. Come mai non è qua la dolce metà lavoro? No, è un ritiro di basket con la scuola. Ha trovato lo sportivo. Complimenti. Complimenti, brava. Vedi, le ragazze ambiziose. È giusto così. L'hai sentito, sarebbe felice di poter dire la mia ragazza ha vinto la fascia. Fierissima, me lo vedo già, te lo giuro. Molto poco probabile che io vinca, però... Ragazze, l'autostima è una cosa importante. La speranza è anche l'ultima a morire. Autostima. Dai, beh, ti sei divertita quindi questa sera? Sì, sì, molto. Dai, allora ci vediamo dopo per le premiazioni. Vediamo già le gambette che tremano, Tu invece sei la nostra numero 11, come ti sei trovata? Molto molto bene. Bene, era la tua prima esperienza o avevi già fatto concorso? No, ho fatto un altro concorso poco tempo fa. Però è uno dei primi anni che sfili. Sì, sì, sì. Vorresti continuare con la tua carriera nella moda oppure no? Sì, mi piacerebbe. Speriamo nella fascetta o siamo... Speriamo nella fascetta, speriamo nella fascetta. Bene, dai. Allora direi a dopo. Bene. Primo concorso o veterana? Veterana. Veterana, che bello queste parole, veterana, veterana, veterana. Come ti sei trovata, dato che comunque tu sei già navigata? È stato bello, è stato come al solito, è stato più particolare? No, è stato bello, la location molto più bella del solito. Peccato per la pioggia, perché sennò avevamo uno splendido giardino, ma ci accontentiamo. A tra poco, che vedremo le premiazioni, accidenti, a tra poco. Bene, te invece? Come ti sei trovata? Molto bene, ero molto emozionata e mi sono divertita molto. Prima esperienza? No, ho fatto altri concorsi, pochi, e qualche sfilata. Bene, dai, quindi comunque il tuo sogno sarebbe quello di realizzarti nel mondo della moda? Sì, anche perché canto, quindi sì, canto e mi piacerebbe diventare anche una cantante. Ragazzi, il prossimo Sanremo Giovani, sintonizzatevi che abbiamo lei. Abbiamo già capito. Infatti è appena uscita la mia canzone che si chiama Inutile. E la troviamo su YouTube? Su YouTube, su Spotify, su Apple Music. Ragazzi, andatela ad ascoltare perché io direi che questa ragazza secondo me è bravissima. La ascolteremo tutti di sicuro, mi raccomando, sintonizzatevi, aiutiamola a diventare famosa, a realizzare il suo sogno. Direi a dopo allora. Cara, ha un sorriso bellissimo questa ragazza, mi piace veramente un sacco. Sei emozionata? Abbastanza, però è da un po' che faccio sfilate, da 3 anni, quindi... Io però vedo più l'occhietto stanco che emozionato. Esatto, esatto. È il brutto delle sfilate, che alla fine ti ritrovi sempre... Esatto. Esattamente. Emozionata? Vorresti averla questa fascettina? La vorrei avere, certo che sì. Beh, la speranza è sempre l'ultima a morire, tra poco lo sapremo, quindi dai, incrociamo le dita
Ma anche se non fosse, ricordiamoci che ci sono altre tappe e altre cose da fare, quindi mai disperarsi, ma sempre positivi, giusto? Certo, sempre. Esattamente, quindi con lei vi salutiamo e si vola a vedere le premiazioni. Allora, DJ Andrew, un po' di musica, perché accogliamo le 27 ragazze in questa prima selezione di Miss Aurora. Paolo, che lasci di tutto il tuo cavalletto incustodito, ma ecco qua. Allora, Miss Nuova Venezia riceve anche una pochette offerta da tuo da buongiorno, la Michelle Mind Fashion Box, e Miss la Nuova Venezia quinta classificata è Camilla Maldini. Grazie per questa collaborazione, andiamo a vedere
anche in premi, il premio offerto da Motor Class Venezia, il premio Monaco e un buco fotografico realizzato da Michel Buratin. Seconda classificata Miss Motor Class Venezia è... Ginetta Maremon! Thank you.
qui con Angelica, anche lei ha vinto la fascia però di Yamaha, quindi una fascia molto carica, una fascia molto grintosa. La porterai sicuramente benissimo. Sei emozionata per questa finale? Sì, abbastanza emozionata. Bene, dai. E questa valigia cosa metteremo dentro per questi due giorni? Dacci uno scoop. Un vestito lungo di sicuro. Poi un abito tubino, un po' di cosine, tanti dei gioielli. Costumi, gioielli. Io ti do un consiglio: brillantini come se piovessero. Brillantini come se piovessero. Ciglia finte. Quelle sicure non devono mai mancare. Bene, allora ci vediamo alla finalissima e un grandissimo in bocca al lupo. Bene ragazzi, siamo qui con una miss che, come possiamo vedere da come è super accessoriata, ha una fascia abbastanza pesantuccia. Quanto siamo contenti? Moltissimo, non me l'aspettavo e sono veramente fiera di me stessa. Questa è una cosa molto bella e molto importante. La più fortunata, perché se ne sa da gocciolare, è l'unica col cappello. Esatto. E con l'asciugamano per asciugarsi, tra l'altro. Beh dai, allora ci vedremo a questa importantissima finale. La speriamo la corona? La speriamo, vadi come vadi, comunque il divertimento c'è stato e sono felice. Parole sante, un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi e alla prossima. Grazie. Bene Camilla, siamo felici, la nuova Venezia. Ragazzi, la vedremo che farà le interviste per la nuova in tutte le copertine, la vedremo allo stadio, sarà solo lei ormai. Un sogno? Magari. Ce la possiamo fare, un po' di perseveranza ce la faremo. Intanto hai vinto una bellissima fascia per una finale importante, sei contenta? Sì, molto contenta. Cosa ti aspetti da questa finale? Mi aspetto tante nuove esperienze, tante nuove cose, tante nuove amicizie, tante nuove opportunità. Bene, una ragazza ambiziosa, questa è una cosa molto molto importante, quindi un grandissimo in bocca al lupo e ci vedremo alla finalissima. Siamo qui con l'altissima Maddalena che mi fa sentire una puffetta. Quanto sei felice? Moltissimo, sono super contenta e spero in questa esperienza mi porti in alto e a migliorare. Questo sicuramente. Adesso avrai una finale molto importante, sei emozionata? Un sacco, sono super felice di farla e spero in bene che vinca la migliore. Certamente, intanto, però noi ci spereremo sempre, giusto? Direi un grandissimo in bocca al lupo a questa ragazza e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, siamo qui con la prima classificata che sarà la finale nazionale nel concorso nazionale Miss Aurora. Quanto sei felice? Sono emozionatissima, non me l'aspettavo. Adesso hai una sfida importante di vincere la corona anche alla fine. Speriamo. Dai, emozionatissima, hai uno scettro che è stupendo, una corona che ti sta benissimo. Quindi ci vediamo a questa finalissima di due giorni, proprio full immersion. Te la senti? Stai già preparando la valigia, di la verità. Sono prontissima, non vedo l'ora. Perfetto, allora ti auguriamo veramente un in bocca al lupo per la finale. Un bacio da tutta la nostra famiglia di Ferro Team e alla prossima. Grazie mille. Ciao! Bene amici di Ferro Team, questa serata si è conclusa un po' con la pioggia, un po' col sole, ora con le stelle, poi di nuovo con la pioggia. Speriamo che alla prossima tappa saremo tutti più fortunati. Vi aspettiamo alla prossima tappa, alla quale, tempo permettendo, avremo anche la nostra solita diretta Facebook. E un in bocca al lupo a tutte le vincitrici che possano riuscire in quella finale a prendersi qualcosina. Un bacio a tutti voi e buonanotte!